oggi siamo qui per recensire Ares di Santia Show. Ragazzi, diciamo che sembra abbastanza grandino e molto molto bello. Adesso tanto andiamo a vedere. E fra un po' dovrebbe anche arrivare la sorella di Shogo. Non vediamo l'ora. Allora ragazzi, che dire? Io penso che possiamo andare con l'apertura del box. Ci vediamo fra un pochino. Ragazzi, eccoci qui con Ares. Con il box. E con The Aquarius, ciao, come tutti avete sentito. Allora ragazzi, andiamo a visionare la scatola. Qui vediamo il marchio di Santia Show, il loghino Toei, sì, Tamashii Nation e il bollino di qualità Bandai. Bandai, ne abbiamo molto da ridire. Comunque, Suzuki. Sì, autoemozione. Basta, l'abbiamo fatto hybrid. No, ragazzi, lo facciamo per la pubblicità, sennò poi dicono: ah, hai parlato di uno. No, assolutamente la Suzuki non ci dà una lira, magari. magari. Allora, scusate, ragazzi, già ho torto lo scotch. Io sono andato avanti. Niente, ho sbracato tutto. Perché scusate, ragazzi, ma la scatola è parecchio lunga. Qui vediamo il personaggio con la sua spadina. Molto bello, lo sai, non vedo l'ora di aprirlo. Qui dietro vediamo, oh, guarda il che bello totem. Il totem, attenzione, mi piace, è morto. Beh, naturalmente non lo metteremo, però mi piace molto il totem. E qui tutti i visi. Cos'è un linguaggio tuo? Un linguaggio proprietario, capito? Ba, alimentare. Lo registri e dici: questo è il mio linguaggio. Ah, guarda che alone. Quindi penso che mi piacerà molto, perché come sapete a me piacciono molto le ali. Oddio ragazzi, e pesa anche, eh? Sì. Faccio fatica. E qui c'è l'immagine del totem, che devo dire è molto bello, che gli vuoi dire? Che cosa vuoi dire? Niente, se vuol dire niente, ragazzi. Anche insomma, il Gemini. Allora, lo scotch già l'ho tagliato. È un pochino, quindi meglio non farselo nemico. E andiamo ad aprirlo. Attenzione. Vediamo di non far vibrare tutta la camera. Ragazzi, io ho le braccine corte, la scatola è lunga, che dobbiamo fare? Tanto ragazzi, okay. A proposito di Saint Seiya, è stato confermato insomma le altre puntate di Netflix, della serie di Netflix, che andranno in onda dal 2020. Ah, io pensavo che avevano rinunciato, addirittura nel 2020. Addirittura, se non ricordo male, è gennaio 2020, ma vado così a memoria, quindi può essere anche, ecco, che sbaglio. Ah, mi auguro che quindi se credo passa che così tanto manuale all'interno. Ok, allora se fai una cosa di Aquarius, renditi utile. Ok. E tira fuori il manuale. Allora ragazzi, vediamo che sono in questo manuale, attenzione che passa. Un piccolo bello, spot per me. Mi piace l'immagine. Tanto adesso ragazzi lo andremo a visionare. Allora, nel primo blister troviamo le mani, i visi. Intanto rimettiamo questo. Il nostro Ares, che a me piace molto. Sì. Se ragazzi, andrà a arricchire la nostra vediamo collezione. Vediamo il viso, lo vediamo dopo nel dettaglio. Sì, intanto comunque, il blister è molto grande, posso visionarlo, perché tu puoi vedere gli altri, grazie. Poi ragazzi, qui c'è la basetta e la spada per poi andare a creare il totem. Vedete? Sì. Diciamo che l'elmo è da guerriero romano. Allora, lo guardo bene, ragazzi, perché naturalmente nella serie è stato visto per un attimo e poi basta, insomma. E qui, ragazzi, vediamo. Madonna, cioè, ragazzi, le ali sono di una. Cioè, sono enormi. Sono maestose. Ali e mantello, ma. Mai viste ali così grandi, amici? No, ragazzi, adesso voglio prendere il metro perché. No, neanche quelle. Non ci sono neanche le ali dei vari Specter. Mi sto allungando Minos, tantissimo. Cioè, non arrivano, ragazzi. Sono enormi. Sono enormi. Questa. Voglio vedere il retro. Insomma, questa è l'apertura alare, quindi. Dopo voglio prendere il metro perché con, veramente. Con nessun altro mit, credo. Ingombrerà parecchio. Molto bello il colore, a me piace. Sì, questo rosso è molto bello, però capperetto. Non pensavo che sono rimasta. Andiamo a visionare. Ma giustamente lui è un dio. Ho capito, anche gli altri, però non hanno mai fatto degli ali così. Allora, ragazzi, sto andando a tagliare lo scotch per aprire il manuale. Sì, facciamo tutto live, credo che neanche faremo tagli al video. Ragazzi, perché noi siamo così, siamo alla mano. Anche se abbiamo 5 minuti di autonomia, perché poi si stoppa la registrazione. Attenzione. Allora, ragazzi, questo mi piace molto l'immagine, lo sai? Sì. Questo rosso così si abbina anche al periodo natalizio. Avete visto? Avevi Babbo Natale in testa? Ma è molto bello, ragazzi. Ma insomma, Ares, dio della guerra.
Sì, mi piace davvero tanto. Vedi. Sarebbe poi Marte, Quindi l'arrivo di devo dire, non Balbani che so non lo perché mi è conoscono. simpatico Marte leggendo le storie. Beh, sì, perché anche perché insomma lui dopo prende anche le parti agli umani, ma queste sono altre storie. Per chi insomma ha letto un po'. Ah sì, perché infatti ne senti sei, praticamente tutti gli dèi vogliono ucciderci, solo Atena ci vuole proteggere, però va Sì, bene. che poi non è proprio così, insomma, nella realtà, o meglio negli scritti, insomma, che abbiamo ai giorni d'oggi. Va Questo abbiamo visto. Allora, bene, però stiamo parlando troppo seriamente, quindi ritorniamo a cazzarare, che è meglio. cazzareggiamo. Sì. Allora, Allora, ragazzi. dobbiamo aprire il blister, però per questo dobbiamo farlo per forza, altrimenti no, l'immagine ballerebbe tutta col taglio dello scotch. Allora, Quindi, ragazzi, amici, stoppiamo, apriamo e ci vediamo fra un le minutino. diamo lo scotch e ritorniamo, un secondo. Ed eccolo qui, ragazzi. Non Allora, lo abbiamo curvo tolto il tanto perché blister. sennò cade tutto. Adesso tanto vi faccio Assolutamente, tanto il gatto vedere. protesta. Sì, Dada. Sì, è molto bello. Giù, È la nostra papi. Zelda che protesta, Giù, ragazzi. papi. Mi Allora, il viso, piace. parliamo del viso, intanto se lo mettiamo a fuoco bene, vediamo. Un attimino perché ci sta. Ecco. Ecco, se magari lo tieni alla stessa distanza. Allora, Allora, il viso ragazzi. io direi che è bellissimo. Sì, poi vedi questo Il rosso che, rossastro. sì, che è diverso dal rosso del Gemini normale, anche perché del Gemini cattivo, e anche il grigio dei capelli è un grigio diverso, non è Sì, lo stesso tipo di potevano. grigio. Scusate ragazzi, potevo. Ecco, stavo vedendo io qua. Ecco, però vedi i capelli. C'ho qualche sbavatura di plastica. Cioè, Sì, beh, sai, il marchio blu è il controllo di qualità. ragazzi, io dico, da quando è uscito questo cavolo di marchio blu, si trovano i difetti purtroppo. Sì. Sinceramente, spero che sia solo questo così. Perché peccato, vedi, proprio qui, se riesco a mettere a fuoco. Ci sono un po', però niente, ormai Comunque ci il corpo, se siamo. lo facciamo vedere, è un po', Ci insomma, è il classico corpo. Intanto oggi abbiamo problemi, niente, con la messa a fuoco. Eccolo. Il corpo è il Sì, classico ragazzi. corpo X, i piedi belli, grandi, argentati. Guarda che fettone. Ragazzi, diciamo che se c'è stila rimane in piedi, come diciamo qui a Roma. Sì, muore in piedi. Allora, Ah, dici che intanto ci vorrei. No, stira, non capiscono ci che stira, è no. Magari si dice. crepale. Intanto se fai vedere anche la spada, Ecco un che è in attimino. plastica. Sì, ragazzi, è in plastica, però molto bella anche la Anche spada. la base del totem è in plastica. Certo. Come sempre, poi come tutte. Poi, ragazzi, volevo mostrarvi che se mi piace molto il, oddio, il gonnellino. Che naturalmente è in metallo. Sì, come sempre, ragazzi, come tutti i cavalieri. Mi piace. Allora Sarà che mi io piace questa tonalità di rosso? farei vedere i visi. Il No, aspetta, volevo vedere. Guardate, ragazzi, che grande! gambale? Ah, guarda, oh, è grande. Sì. Comunque, diciamo che una volta che sarà Il gambale montato, ricorda molto l'armatura di Gemini. una volta che sarà montato, insomma, diciamo un cavaliere importante. Sì, Un attimino, non ragazzi, è sto l'ultimo arrivato, tirando. ma è un dio. Ma vabbè, l'hanno fatto bello grande. Allora, ragazzi, ce la farò. Mi aiuto con la spadina. Ecco qua. Vedi? Allora, il viso action con la bocca aperta. Sì, con Sembra la buona. risata da pazzo. Guarda che occhi Sì, è tipo. un'espressione strana però. Beh, da pazzo Diciamo che ricorda, sì, schizofrenico. non l'ho mai vista così però proprio. Comunque vabbè. Anche questo. È tipo questo un po' sogghigno. Vedi, sto sogghignando. Non so, devo vederlo poi montato bene. Vabbè, è il E classico viso qui. che troviamo quasi su ogni Meet con gli occhi chiusi. Perché Però i Meet sono dei sogni a noi. guarda. Se riesco a Intanto mettere a se mettiamo sì, fuoco. devi fare. Ok. Però guarda, ha un'espressione strana, è tipo corrucciata. Guarda le sopracciglia, non è solo gli occhi chiusi, guarda, è corrucciato. Ha Sì. scocciato, c'è qualcosa che gli dà fastidio a lui. Allora, ragazzi, vi voglio far vedere la base. Molto bella. Sì, è in plastica, come abbiamo detto prima. Sì, mi piace, molto bella. E per fortuna pare almeno la basetta non abbia difetti. E ora, ragazzi, io volevo. Vedete, il mantello all'interno è nero. Ma abbiamo detto la misura dell'apertura No, alare? adesso facciamo vedere ai nostri amici.
Non vi ho chiamato ragazzi, vi ho chiamato amici. Tiè! Sì. Vedete, ragazzi, il mantello è nero. Poi, allora, ragazzi, abbiamo misurato. Io non so, è una cosa. Intanto Non so, ragazzi, il anche se 18 al vado. cinema tutti a vedere Star Wars. Certo, non vediamo l'ora. Noi già sappiamo tutti gli spoiler, sappiamo anche come va a finire, sappiamo tutto. Lo facciamo In il teoria, video? Lo sì. facciamo il video? Va bene, lo vediamo. Roviniamo il film a tutti. E Sì, così no, ci non lo menano. facciamo, non lo facciamo. Non vogliamo essere linciati. Allora, tornando al prodotto, guardate, ragazzi, cioè io mi devo allungare tantissimo per farvi vedere. Comunque abbiamo visto dov'è The Aquarius. Metro! Eccolo, Ho attenzione. parlato. The Aquarius. Aprilo, perché c'ho Certo. una mano, c'ho due mani di Aquarius. Ok, ragazzi, Ho tira. parlato, ragazzi, è una frase di un personaggio di Mandalorian che Sì. assolutamente consigliamo di vedere. Di Aquarius, tira. Eccomi. Allora, ragazzi, vai, lascia, 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 Lascio. Attenzione. lascia, lascia. Ragazzi, Al oh, terzo cavolo, comando. lo capisce, è a 32. Scusate, vedo un attimo io. Torno subito, torno, sono qui con voi. No, ragazzi, è di più, è quasi 37. Cioè, porca miseria, sono Sì. enormi. Io non ricordo che ci sia un personaggio con queste alone. Poi vi volevo far vedere l'elmo. A me piace Anche il tantissimo. sopra dell'elmo, fai vedere che ricorda molto un elmo, diciamo così, greco-romano. Sì, ora faccio vedere, però questo ragazzi a me piace. Guardate, se riesco a metterlo più Sì, vicino. ricorda un po' il sopra di Arles, È questo. fighissimo, guarda, sembra che è un drago. Bello, mi piace, mi piace, mi piace. E poi ragazzi, questo è un po' più mio che di Aquarius, eh? Ah sì, dobbiamo dire che Perché? la collezione di Santia è assolutamente tutta sua. Anche se, anche a Poi di me piace, Aquarius naturalmente. naturalmente gli piace, va bene, usufruisce. Usufruisco anch'io, certo. Viviamo sotto lo stesso tetto, però è più mia. Bello. Sì. Chissà, Santia Show quando Allora, io a tornerà. questo punto, dato che non è un personaggio che prendere, insomma, che magari hanno preso in molti, No, ragazzi, in effetti, no. naturalmente lo trovate disponibile sul Guarda la nostro negozio. spallina. Se andate su www.lofolgiana79.it Fotava79.it. lo trovate, o anche su eBay, però naturalmente su eBay i prezzi sono leggermente più alti per Ragazzi. via delle varie commissioni. Però io direi di fare addirittura una cosa che non facciamo mai su questo video. Cosa vuoi fare di Il Aquarius? totem. Aquarius vuole sbilanciarsi, ritorniamo a lui. Non Lo facciamo o non lo facciamo? lo so, ragazzi, adesso ci pensiamo mentre montiamo lui. Ok, No, perché se facciamo il totem, prima il totem e poi lui. Perché allora, lui dopo, ragazzi. una volta che la montiamo a lui, non la togliamo più. Vabbè, No, quanto mi rode per quella sbavatura per i sui capelli, guarda. tanto non si vedrà per l'elmo. Sì, però porca paletta. Allora, Vabbè, ah, lo ragazzi. facciamo o no questo totem? Naturalmente al codino, i Certo, capelli come lunghi. Fiorello. Certo, Mi fa il ragazzi. karaoke su Marte. Allora. Allora, non so. È una sorpresa, ragazzi. Tagliamo un attimino e vediamo Tagliamo il cosa. video e vediamo. Se vedete il totem bene, se no vedrete direttamente il Lo cavaliere. Chi scoprirete lo sa solo cosa accadrà? vedendo. Niente proprio di meno che. Allora, ragazzi, ma adesso voi non mi vedete, ma io ho gli occhi a cuoricino perché è stupendo. E allora, per la prima volta, credo, abbiamo anche fatto il totem, Cioè, amici. In tutti i video non ragazzi. l'abbiamo mai fatto e questa è una prima volta, ma No. perché è dicembre e siamo buoni. Perché Sì, facciamo 5 minuti in più e abbiamo detto impegniamoci. anche perché dopo il tempo che ci abbiamo perso non lo faremo mai più. Perché No. tanto è una cosa. Adesso lo dobbiamo smontare, però Sì, volevamo farvelo vedere questa però. volta. Guardate, ragazzi, cioè, è bellissimo. Anche perché insomma si vedrà poco, credo, negli anime, quindi non è come le altre armature che bene o male ce le hanno presentate svariate e svariate volte. Però ecco ragazzi, io, che dici? Potrò arrischiarmi? No, Ma no, allora non lo ragazzi, fare. Non lo fa. Allora, qual è il problema? Il non problema è vado semplicemente uno: le ali. Le ali raga. sono pesantissime. Allora, quando andate a montare Ma per il perché resto. la parte dietro è metallo, non è tutta Esatto. plastica, quindi pesicchiano. Praticamente, quando lo andate a montare, non troverete grossi problemi fino a quando non arriverete a montare le ali. Dal momento in cui monterete le ali, avrete proprio un. Non è che è difficile, No. ragazzi. Però Però dovete stare vabbè. attento con il baricentro mentre lo Dovete trovare un montate. po' il baricentro perché quello si sbilancia Però all'indietro. poi, una volta trovato il baricentro, Sì, dobbiamo però. dire che spacca. Cioè, bellissimo, Spacca, spacca, ragazzi. È spacca. Adesso, se stupendo. riesco, naturalmente alla fine del video Io vorrei faremo, provare visto a che l'abbiamo farlo montata, sì, girare. faremo la carrellata
La troverete alla fine del video, ragazzi, la Ma che carrellata dici? Non che hai gira. paura? Io vorrei un po' però avvicinarlo lentamente per cercare di farvi vedere un attimino i dettagli, perché è un qualcosa di assurdo. No, ragazzi, è bellissimo. Cioè, è spettacolare la posa, proprio Poi così, ecco, forse è bellissima con la quella posa. spada, così, Poi sì. forse quel cappelluccio, l'elmetto, scusate, il cappelluccio, l'elmetto che sembra un elmetto romano. Noi da romani, insomma, magari anche quello tutto nell'insieme è No, bellissimo. anche i colori ci stanno tutti, questo bianco con questo rosso, Veramente bello, e stacca. l'accostamento c'è tutto. Mi piace molto anche la spada, sempre con quelle ali da drago, sembra un drago. Sì, anche le spalline sono molto belle. Sì, sono belle massicce. Cioè, comunque tutto il cavaliere, non pensavo che era È un così. totem che merita, secondo me. Sì, ma poi dico, anche i pezzi dell'armatura, comunque si vede che sono massicci, non credevo che era Si è così messo vicino ai massiccio. totem dei vari dei, dei vari, insomma, ad È esempio, lo molto mettete vicino bello. al totem di Ade, fa la sua figura, fa la sua figura Mi assolutamente. piace veramente molto, molto, molto. Sperando Che che poi... nell'anime ce lo facciano vedere al più presto, e Ma magari un po'. ritornerà anche Asse, sì, show? sicuramente, Spero. sicuramente. Che poi ragazzi, quando noi ci sono arrivati, noi pensavamo che le scatole in effetti erano più piccole, e invece no, con queste ali, giustamente anche la Giustamente scatola sono è grandi. bella, grandina e pesante. Niente ragazzi, io Comunque, direi... sì, non so se vogliamo fargli vedere un po' nel dettaglio, però dovrei prendere adesso il telefono e spostarlo, quindi c'è poco poi alla fine, perché si monta come il corpo, ragazzi, praticamente Sì. perché è un corpo, quindi non trovate difficoltà, non ci sono particolari accortezze da usare, ecco. Però è bellissimo. Esatto, giusto le spalline che si montano al rovescio perché hanno una parte aggiuntiva. Ma a parte questo, diciamo così, che è abbastanza simile comunque a un Sì, cavaliere. infatti non vedo l'ora di mettere l'armaturina addosso al suo corpicino. Esatto. Allora, ragazzi, ritorniamo fra 2 minuti che smontiamo il tempo di smontare il totem e applicare l'armatura Esatto. Ve li su mandiamo naturalmente Ares. alla fine del video per la carrellata, dove lo facciamo girare così lo vedete in tutti i suoi dettagli. Certamente sì. Allora, ragazzi, Abbiamo guardate. montato il personaggio finalmente, dopo aver Scusate. montato il totem. Bellissimo. Sì, assolutamente. Devo dire Devo che è una dire delle armature che mi piace di più. sì. E alla fine, diciamo così, che come difficoltà non è stata eccessiva. Assolutamente no. A Tocca un po' parte il giocare con pernetto. le ali. Il pernetto delle ali insieme al mantello devi incastrare bene. Però vabbè, si può Allora, per fare. quanto ci riguarda, allora, non lo prendiamo assolutamente. Oh sì. Vabbè, sì, no, lo devi prendere per avvicinare, per fargli vedere un po' da Io ragazzi vicino. Prendilo da dietro direttamente con le ali, io spero di non dico. fare danni ed eccolo qui. Aspettate, intanto farò danni, preparatevi le alucce. Io ragazzi ho scelto di mettere la faccia che ride malefico. Ah, poi abbiamo dimenticato di dirvi che c'è il... Il Ah, pomo, sì. non è una pallina di Natale? No. Scherzo ragazzi. C'è il pomo, la mela d'oro. Esatto. Sta maledetta mela d'oro, quanti danni fa? Aspettate, Allora, ragazzi, a è noi piace bellissimo. tantissimo. Cioè, ragazzi, qualcosa di Cioè, la realizzazione del spettacolare. mit è una cosa di spettacolare, assolutamente. Devo dire che. Ora, certo, Ragazzi, è scusate, lo normale che non abbia rivolgio. lo stesso richiamo degli altri, perché lo abbiamo praticamente intravisto nell'ultima puntata e via. Poi Santi Ascio, non so se sia seguitissimissimissimissimo. Esatto, Però però ragazzi il mito io, merita davvero tanto, cioè, lasciatecelo dire perché. devo dire che quando l'abbiamo ordinata anche per noi, per me Beh, soprattutto, no, io non pensavo che dal vivo fosse così, sono perché sincero. comunque avevo preso Scorpio, avevo preso Sciocco, ho preordinato la sorella, ho detto che prendo pure Ares e Certo. non pensavo mai di vedere questo, è molto molto bello, devo dire. Sì. Cioè, più Merita bello anche di assolutamente Radamantis. A me tanto. piaceva molto Radamantis, mi piacevano molto i cavalieri neri. E, forse perché mi piace il nero, quindi. Però Certo. devo dire che lui per me è anche più bello di Radamantis. Che naturalmente ha gusti, ma a me Radamantis è bellissimo. Lui mi piace di più. No, ma è mastodontico, ragazzi. Allora, se voi lo mettete vicino agli altri mit, proprio non c'è, spicca proprio, perché è una cosa clamorosa.
È clamorosa come prende sia in larghezza sia in altezza perché le ali sono molto alte, come vedete anche indietreggiando qui il nostro telefono per le riprese, però non riusciamo a riprenderlo Sì, completamente. ragazzi, è grande, cioè, è bellissimo, devo dire, mi ha lasciato veramente, veramente soddisfatta. Penso che una soddisfazione così non ce l'avevo da quando è uscito Fish, Esatto. nero, Fish, L'unica Fish è accortezza che bellissimo. noi almeno diamo, insomma, è che secondo me, almeno personalmente, occorre la basetta, a meno che non siete dei fenomeni con le pose, perché comunque il peso delle ali si fa sentire. Ragazzi, ha le ali e il mantello. Che vedete, Sì. ali e mantello, quindi voglio dire, porta un bel po' di pesuccio. Noi infatti, come vedete, la basetta l'abbiamo fatta andare di lato. Sì. Perché dietro diventa praticamente, almeno con questa basetta, diventa impossibile metterlo Vabbè, meno perché male, l'altro è trasparente, quindi sul sì, vetro, è bah, trasparente, non dà tanto l'abbiamo fastidio messa di lato all'occhio. perché poi magari messo in vetrina, anche se si trova una posizione magari corretta, però una botta, una qualsiasi cosa rischierebbe di andare No, all'indietro ragazzi, poi noi abbiamo gli animalucci. perché le ali sono davvero davvero enormi. Sì, abbiamo gli animalucci, i gattini che quando giocano magari capita che danno una botta alla vetrina, non si sa mai. Cioè, voglio dire, noi cerchiamo sempre, non vogliamo che i cavalieri cadano perché poi sappiamo che i Esatto. pezzi partono L'unica fase ostica così. è stato naturalmente il gancetto del gonnellino, come al solito, che qui siamo tornati Ma al vecchio ragazzi, gancetto. lui, perché io quando ci ho provato io l'ho fatto al Beh, io volo. personalmente ho difficoltà con questo tipo di Quindi quello gancetto, credo però che per sia soggettivo. quanto riguarda l'elmo abbiamo tolto i capelli superiori e abbiamo lasciato solamente, diciamo così, la parte, quella aggiuntiva finale che va al perno del collo, diciamo così, perché poi l'elmo copre completamente la testa, quindi Comunque vanno tolti. ragazzi, da 1 a 10 io do 10. 10 Assolutamente sì. Ora, più, perché è veramente stupendo. speriamo di Allora. non aver sbagliato nulla, No? perché Ogni altrimenti. volta che dimentichiamo qualcosa, però stanotte abbiamo seguito il manuale, credo di no, dai. Credo di no. Dai, ce Dai, la possiamo fare. Giovanni, siamo stati bravi, abbiamo anche montato il totem, dai, su. Questa volta ci Meritiamo siamo un like solo per superati. questo. Esatto. Per il nostro standard ci siamo superati. Ma ricordiamo che è un unicum e non lo faremo mai più. Magari, non dire mai, perché nella vita mai dire mai, ma poi vedremo, non ci contate, No. poi vedremo. Allora ragazzi, niente, per oggi abbiamo finito, Sì. Ares l'abbiamo visto, come detto, stupendissimo, Alla fine naturalmente ve fantasticissimissimo, lo facciamo girare nel piattino, come quindi al solito. appena finiamo vedete subito il tutto mentre gira. Certo, e niente ragazzi, adesso vedremo con qualche video di Need for Speed, vogliamo mostrarvi la nostra macchinuccia. Ma più che altro le calcomanie che abbiamo fatto, Sì, The che Aquarius ho si è fatto. dedicato a disegnare, insomma, gli obiettivi della Esatto, macchina, da diciamo, va bravo così. amante degli anime e dei cartoni abbiamo disegnato, Magari insomma, qualcuno stiamo ci disegnando la macchina in più parti. trova in giro mentre giochiamo online. Allora, niente Certo. ragazzi, se il video vi è Ah sì, piaciuto. se ci volete cercare, basta Ah sì. cercare LoForJava 79 e ci trovate. Sì, ragazzi, naturalmente sì. Allora, ragazzi, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Un Certo. bacione a tutti E alla e prossima! ciao!